Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Il magazzino di Wilmot. È un gioco stupido che ho trovato su Epic Games. Vi darò il link per scaricarlo qui sotto. E vi consiglierò altri video di altri giochi buffi sopra. Bene, cominciamo. Allora, aspetta che tolgo un mouse di mezzo. Play single player, normale. Ciao Wilmot, benvenuto alla 5 logistica. Il mio nome è Juan e ti farò il tuo training da ufficiatore. Ti puoi muovere con VSD o le keys. No, non posso fare altro, quindi mi posso muovere con VSD oppure le keys, le freccette insomma. Possiamo cliccare su una banana e metterla lì. Ma no, poi non ho capito da quando le persone sono dei cubi. Sono incavolatissimo. Ecco. Quindi noi scolle. Ah, hai capito. Ah, carino. Ah, poi qua dobbiamo ovviamente dividere. Immagino. No, no, quell'altro. Qui, qui e qui. Qua. Spero che poi si possa sbloccare tipo qualcosa. Ah, quindi bisogna fare queste, le challenge. Allora, questi qua sono sia cappelli, però sono cappelli da inverno, quindi detto che a me piace l'inverno e anche i cappelli dell'inverno, io li metto su inverno. Era giusto. Ah, probabilmente potevi metterli da tutte e due le parti, ok. Quindi ora dobbiamo prendere tutti questi oggetti e darli a quella gente. Ok, le prime missioni sono facili. Ah no, era un tutorial. Non avevo neanche capito. Vabbè, almeno ho imparato. Cosa sei tu? O oh no, un obbrobrio della... Cos'era quell'essere? Grazie, Giuangio. Cos'era quel coso che guidava il camion? Era mostro... mostrogeno. Allora, credo di aver capito. Ok, arriverà della roba tra 2 minuti. Allora, io divido tutte le cose blu e le cose gialle. Cioè, insomma, vorrei dividere tutte le cose in modo da poi non confondizionarmi. Qua. Poi mettiamo le cose arancions. Le mettiamo qui insieme anche a questa. Lo so che queste qua hanno lo sfondo viola, ma vabbè, le metto insieme perché comunque sono arancions. Queste gialle le metto tutte qui. Ok, ma anche quelle le calcolo come gialle anche se non lo sono proprio precise precise. Allora, prendiamo un po' tutto quello che riusciamo a prendere. Ok. Sì, allora. È fattibile, molto fattibile questo gioco. Dovrebbe essere un gioco molto tranquillo, molto calmo, senza niente di stressoso. Un gioco bello. Anche i suoni sono molto carini, tipo bloop, bloop. Tipo questo cubo che... Chissà per quale motivo cammina. Altre cose arancioni e altre cose gialle. Ok, però ne posso portare solo 6 alla volta. Chissà se si può aumentare questa quantità di trasportanza. Credo di sì.
E lo spero anche. Ok, mancano 20 secondi e arrivano i deliverosi. Vediamo se c'è anche altra roba. Sì. C'è altra roba. Bene. Perfetto, siamo a posto. A Chopin. Ah, ok, mi chiedono delle cose. Left corner. Ah, quello che mi serve, ok. Allora, poi mi serve una corona, un coso e una freccia in su, ok. Te. Oh. In 65 secondi, un poco tempo. Ah beh, lo sapevo già come si gioca ai videogiochi. Left e sinistra. Ok. Un po' vuoto. Vabbè, non so cosa bisogna fare. Ah, dovevo prendere le stelline. Non avevo capito. Ah, quindi ora dobbiamo raccogliere delle nuove cose, ok. Oh, ho zero di tutte quelle cose nuove, beh, ovviamente. Ho 16 prodotti su 200, ma quanti ce ne sono? Arriva il tizio. Me la scaricherà in faccia, scommetto. No, mi spinge via. Vabbè, mettiamo. Ui, quanta roba gialla che c'è qui. È il 1996 in questo gioco. Interessante. Ho detto questo. Ah. Allora. Cose gialle. Altra roba gialla. Sì. Anzi, facciamo una cosa. Prendiamo tutto. Perché comunque le muovo io le cose. Io le sposto da lì. No? Ribano tutte. Le sposto da sotto e le metto tipo qua. No. Fino ad adesso. È abbastanza semplicioso. Ho trovato un trucco. Perché mi teletrasporta al quadrato successivo. Dai. Dai. Cosa vogliono? Allora, due frittelle qua.
poi. Due di sti cosi strambi qui. Poi due di altri cosi strambi. Questi fatti un po' strani. E due di questi. No, non posso portarne così tanti. Quindi, te? Niente. Quante stelline? Una granata. Sicuro. Ah, fanno ogni volta bibi quando arriva quel coso. Quell'obbrobrio della vita. Un po' strano. Giù, ehi! Ah, un sacco di roba. Un po' troppa. Ok. Allora. Ha un soffione in testa, ecco, ora non più. Allora. Così. C'è altra roba. Ah, queste sono blu le granate, ok. E io che pensavo che il blu fosse un bel colore, se loro lo rappresentano come le granate, cioè. Queste non so cosa siano. Penso gialle. Ma vabbè. Allora. Basta andarle a mettere qui. Puoi prendere queste 5. Oh, mancano pochi secondi. No, nessuno vuole quello che avevo in mano io. Bene! Allora, uno vuole tre di queste robe qui. Poi un altro vuole tre castelli strambi qui. Ma cos'è successo? Oh. Grazie. Va bene. Allora andiamo a prendere tutti gli oggetti che ci servono. Quindi delle stelline natalizie qua. Ecco qua. Ah.
questo è bellissimo perché ora posso prendere di più roba. È buono. Quindi ora io posso... Intanto sta arrivando un nuovo carico. Ora ho una bocca molto più inquietante di prima intanto. E poi... Sì, posso prendere 8 cose. Quanti soffioni però. Sto portando praticamente una prateria dietro. Peccato che non ci sono gli oggetti verdi. Oh, così è molto più comodo, così è molto più comodo. Poi ho visto che c'era anche il 10, quindi credo che puoi avere tipo massimo di 40 cose, non lo so. Quindi ora siamo andati in palestra e siamo diventati forti. Cioè... Che cosa? Io quando ho visto l'immagine di questo gioco ho detto che cosa stanno vedendo i miei occhi, però poi ho detto anche... Mi sa che è carino. Questo ragionamento non so se ha molto senso, ma... Questo gioco è carino alla fine, cioè... Giusto. Secondo me mai è molto più utile, è molto più utile, è molto caroso, carinoso. Allora, quindi adesso abbiamo lo stock take e quindi in teoria abbiamo infinito tempo di fare delle cose, credo. Comunque, per questo video è tutto, ditemi se volete altri episodi di questo gioco, guardate anche questo tizio è bravo quindi dice altri episodi oppure nessun altro episodio oppure... Se non volete fare episodi, fate arrabbiare Wilmot e lui vi spara una granata. Aspettate. Lancia una granata. Ui. Ui. No, aspetta. Ui. Ciao ragazzi.